Come in realtà è stato già annunciato in parte dal professore e dalla dottoressa Cicala, la nostra ricerca si è appunto interessata dello studio e dell'analisi della cattedrale di Bitonto e nello specifico dell'evoluzione storica che le diverse fasi, diciamo, con le diverse fasi che sono state attraversate dall'edificio stesso. Come è possibile vedere in questa slide, è stata brevemente riassunta la struttura della ricerca e è possibile appunto vedere come la fotografia abbia avuto un ruolo fondamentale all'interno della ricerca. Infatti, in una fase iniziale, cioè quella del rilievo e lo studio dell'edificio, ci si è serviti di quella che è la fotografia digitale come supporto alla strumentazione di rilievo, che, come appunto vedremo a breve, è necessaria ma non sufficiente, diciamo, per poter studiare, analizzare e soprattutto ridisegnare un edificio con una complessità architettonica come la Cattedrale di Bitonto. È inoltre possibile vedere come invece la fotografia d'archivio, quindi la fotografia storica che la fototeca appunto ci ha messo a disposizione, è stata importante al fine di poter ricostruire le fasi evolutive dell'edificio stesso. In una fase iniziale, appunto, come obiettivo vi era quello di rilevare l'edificio nella sua interezza, e per fare questo ci si è serviti di una tecnologia moderna, quella della SER-Scanner, che, diciamo, a differenza dei rilievi svolti in precedenza sull'edificio, come appunto la tesi di dottorato del professor Pastore, ma anche come i rilievi che vengono fuori dall'Archivio Centrale di Stato del Genio Civile, rappresentano comunque un limite per disegnare al meglio l'edificio e rilevarlo. Per questo il laser scanner è stato scelto proprio per la sua tecnologia avanzata che offre nel campo dell'architettura, perché questo strumento ci consente di acquisire una mole di dati molto elevata, soprattutto grazie all'accuratezza che lo stesso ci offre. Nonostante ciò, però, come è possibile vedere in questa slide, il laser scanner non è stato l'unico strumento utilizzato, ma la fotografia, e nello specifico la fotografia da drone, ma anche macchine fotografiche per fotografie ad altezza d'uomo, sono stati degli strumenti necessari per completare il rilievo. Questo perché appunto il laser scanner ci offre come risultato una nuvola di punti infinita, come è possibile vedere da questa slide, che però non garantisce e non offre un grado di dettaglio elevato tale da poter restituire graficamente la componente scultorio-decorativa che, come sappiamo, caratterizza tutti gli edifici romanico-pugliesi e non solo. Per questo l'integrazione con le tecniche fotografiche digitali moderne è stata fondamentale per poter disegnare e rilevare al meglio l'edificio, come appunto ci insegna la disciplina del rilievo. E nello specifico, per le fotografie questi sono degli esempi di quello che è il risultato che ci offre il laser scanner, ed è possibile vedere che a livello architettonico il grado di dettaglio è abbastanza elevato da poter disegnare un edificio, ma a livello di dettaglio invece, quale può essere il ridisegno di un capitello o di una parte scultoreo-decorativa, le informazioni sono molto minime. Per questo appunto ci si è serviti della fotografia digitale, come detto, e nello specifico un ruolo fondamentale è stato appunto quello del drone, che ci ha concesso di integrare il rilievo laser scanner con una fotogrammetria completa di tutto l'edificio al fine di poter migliorare il risultato finale. Qui ci sono una serie di fotografie da drone che appunto ci hanno consentito di rilevare anche fotografare elementi molto in alto rispetto all'edificio, quali possono essere scultori, decorativi, ma anche quella che è la pianta delle coperture dell'edificio stesso. E
Di conseguenza, quindi, ci si è, diciamo, posti subito l'obiettivo di sviluppare un modello tridimensionale con tutte queste informazioni e tutti questi dati e utilizzando un programma di modellazione fotogrammetrica, nello specifico Agisoft MetaShape, abbiamo elaborato tutti i dati e siamo partiti dall'elaborazione appunto di questo modello della nuvola di punti, che è quello che ci viene offerto dal laser scanner e che integrato con la fotografia da drone o da macchina fotografica ad altezza d'uomo consente di diciamo unire le potenzialità dei due strumenti. Quindi diciamo integrando il rilievo con la fotogrammetria, questo prevede che diciamo, la campagna fotografica sia comunque strutturata e organizzata a monte, perché nello specifico le fotografie devono essere scattate con una loro conseguenzialità l'una all'altra, proprio perché si devono mantenere dei punti di contatto al fine di poter unire le numerose fotografie che vengono scattate. E una volta inserite all'interno del programma, questo all'interno del database, il programma calcola la posizione spaziale di tutte le fotografie e le allinea, diciamo scomponendole in infiniti punti, appunto i pixel, che consentono per mezzo del loro colore un allineamento quanto più accurato possibile. Fatto ciò, il programma svilupperà poi una nuvola densa alla quale viene come ultimo passo applicata la texture che arriva proprio dalle fotografie. E unendo poi i dati che vengono fuori dal rilievo laser scanner, inserendo delle coordinate sia diciamo in maniera come dire, o utilizzando dei marker naturali o utilizzando comunque dei punti di controllo con delle coordinate spaziali, si possono unire i due risultati al fine di ottenere quelli appunto che sono dei fotopiani, che sono stati lo strumento fondamentale e di supporto per il ridisegno vettoriale di tutto l'edificio. Qui è possibile vedere appunto dei fotopiani degli esterni con i rispettivi ridisegni, disegni vettoriali realizzati al CAD. Tutti questi disegni sia alla scala architettonica ma anche alla scala di dettaglio, sì, si arriva alla scala al 10 per quelli che sono i capitelli e tutte le opere scultoree diciamo presenti all'interno dell'edificio, sono il risultato della prima parte della ricerca, ovvero appunto il rilievo, perché per poter studiare un edificio il passo principale è appunto partire dallo stato di fatto e quindi rilevarlo nella sua interezza. Tutti questi disegni sono contenuti all'interno di una cartellina che è possibile vedere anche qui oggi, che rappresenta appunto il risultato finale di tutta quella che è stata la campagna di rilievo della fase iniziale. Salve a tutti. Allora, già dalla fine dello scorso secolo abbiamo detto, quindi in tutta Italia ha preso piede la consapevolezza che la fotografia storica non è più un semplice supporto marginale di ricerca, ma è diventato uno strumento essenziale da prendere in analisi come testimonianza di processi storici ed evolutivi di tutti i monumenti presenti sull'intero territorio nazionale. Uno degli obiettivi della nostra tesi di ricerca è stato quello di ricostruire tutte le evoluzioni e tutti i cambiamenti che ha subito la cattedrale di Bitonto nel corso dei suoi 1000 anni di storia. Quindi siamo riusciti a ricostruire 4 fasi, la fase medievale, barocca, i ripristini post-unità d'Italia e ovviamente lo stato attuale. La chiave di volta della nostra ricerca è stato il continuo confronto tra documenti d'archivio e fotografie storiche. Non avremmo raggiunto chiaramente gli stessi esiti e le stesse scoperte se non avessimo consultato diversi archivi italiani, tra cui ricordiamo la Società Napoletana di Storia Patria,
dove abbiamo trovato documenti, schizzi, fotografie, soprattutto dell'architetto Ettore Pernik. L'archivio centrale di Stato a Roma, con i rilievi sempre di Pernik e del genio civile, fondamentali per la ricostruzione della facies barocca, e anche le numerose fotografie forniteci dalla dottoressa Cicala provenienti dalle CCD. La ricerca più proficua, ovviamente, è stata effettuata all'interno della fototeca della SAPAP di Bari. Essa mira a stimolare la riflessione sulle molteplici funzioni che questa ha svolto e continua a svolgere per il territorio regionale pugliese, come nel caso del nostro caso studio della cattedrale di Bitonto. Qui abbiamo voluto riportare questo passo fondamentale del Ministero, in cui è espressa l'importanza della documentazione storica. Dalla fototeca SAPAP di Bari abbiamo attinto circa 400 fotografie d'archivio, come ha detto prima la dottoressa, e inoltre abbiamo assistito alla digitalizzazione, catalogazione e restauro dei negativi da parte dei funzionari. È stata molto soddisfacente la ricerca perché abbiamo trovato molte informazioni circa tutte le campagne fotografiche che ricercavamo. Qui abbiamo fatto una cernita per ogni decennio e quindi abbiamo avuto la fortuna di trovare fotografie degli anni 30 con gli interventi nel transetto da parte dell'ingegner Silos, della campagna fotografica degli anni 50, in questo caso con la demolizione delle cappelle barocche sul lato nord da parte di Francesco Schettini, degli anni 60, queste fotografie sono state fondamentali per la ricostruzione post ripristini perché ci hanno dato la corretta forma e collocazione di tutti gli elementi liturgici di quest'epoca, quindi gli anni 60. Abbiamo trovato fotografie inerenti al restauro delle incavallature avvenuto negli anni 80 e infine l'ultimo grosso intervento avvenuto per opera di Emilia Pellegrino, grazie al quale è stata scoperta una basilica paleocristiana al di sotto della quota zero della cattedrale. Inoltre abbiamo avuto modo di apprendere varie tecniche e processi fotografici e confrontare tra loro alcune fotografie scattate in epoche diverse da illustri fotografi che hanno immortalato appunto il monumento bitontino. Oltre ai noti Moduni e figli, Goodyear e Anderson, abbiamo fatto questa cernita comparativa riportando questa immagine scattata da Romualdo Moscioni, che è una stampa all'albumina pura, quindi dall'aspetto semilucido e colore tendente al giallo. Questa foto è scattata dai fratelli Antonelli, che è una stampa all'albumina invece virata a oro, sottoposta a un ulteriore procedimento di lucidatura che la rende più porpora. Dopodiché abbiamo scelto questa foto di Angelo De Mattia, che con suo fratello iniziarono a stampare con gelatina al bromuro d'argento su carta paritata, e la parite fu un'introduzione importante perché aumentò definizione, nitidezza e soprattutto brillantezza. Dopodiché qui abbiamo scelto un negativo di dimensioni chiaramente più ridotte, sempre alla gelatina al bromuro d'argento. E infine quest'ultima fotografia scattata dai fratelli Alinari, che è una lastra didattica con nastro gommato 8x8. Solitamente utilizzate queste lastre didattiche mediante l'uso di proiettori. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, per le ricostruzioni storiche della cattedrale in generale ci siamo avvalsi dell'analisi in situ, della bibliografia e delle foto d'archivio. Però per quanto riguarda la fase medievale della cattedrale abbiamo consultato la poca bibliografia disponibile dell'epoca e soprattutto abbiamo proceduto per analogia nelle ricostruzioni storiche, confrontando, analizzando le foto delle cattedrali coeve in terra di Bari che nel corso del tempo non hanno subito grandi modifiche. Partendo dall'esterno, ci sono state molto utili le foto delle campane degli anni 50 e 60 a
quella di Francesco Schettini, che ha praticamente demolito e isolato la cattedrale sul lato nord-est perché era occupata dal Palazzo Vescovile. Durante la demolizione sono stati ritrovati dei doccioni e delle cornici che erano molto analoghe all'esaforato sud. Quindi questo ci ha portato ad ipotizzare un esaforato nord analogo a quello sud, anche confrontandolo con la Basilica di San Nicola, anche perché la Cattedrale di Bitonto inizialmente doveva essere isolata su tutti i quattro lati, quindi non avrebbe avuto senso monumentalizzare un lato della Cattedrale, quindi quello sud che affaccia su Piazza Cattedrale, invece sul nord realizzare un semplice passaggio. Quindi abbiamo ipotizzato che in una fase iniziale ci dovesse essere un esaforato anche a nord. Passando invece ad analizzare l'interno della cattedrale e in particolar modo il transetto, abbiamo notato una traccia sulle pareti corti appunto di quest'ultimo, che ci hanno portato ad ipotizzare dei ballatoi in analogia alla Basilica di San Nicola. A cosa sarebbero dovuti servire questi ballatoi? Avrebbero dovuto mettere in collegamento l'esaforato con l'intercapedine retroabsidale al fine di costituire un cammino continuo superiore, forse legato a dei rituali liturgici. Questo è l'esaforato della Basilica di San Nicola. Quindi ci doveva essere questo cammino superiore che abbiamo ipotizzato anche nella Cattedrale di Bitonto. Dalle fonti bibliografiche, inoltre, emerge che la cattedrale in una fase iniziale doveva presentare un'iconostasi che abbiamo ricostruito in analogia alla Basilica di San Nicola, come possiamo vedere dalle foto, un ciborio che abbiamo ricostruito in analogia al ciborio della Cattedrale di Barletta, della Cattedrale di Ruvo e della Cattedrale della Basilica di San Nicola. Inoltre doveva avere anche un ambone che si presenta in una posizione diversa da quella odierna e anche in altre forme, e per questo motivo l'abbiamo ricostruito rifacendoci all'ambone della Cattedrale di Bari. Inoltre, per quanto riguarda le navate laterali della cattedrale, in una prima fase non dovevano essere coperte da volte a vele, quindi nella condizione attuale si vengono a creare dei matronei. In una condizione iniziale dovevano essere a tutta altezza, quindi doveva avere probabilmente dei falsi matronei, così come avviene nella cattedrale di San Sabino a Bari. Inoltre, se volessimo avere una condizione percettiva spaziale della cattedrale in quegli anni, possiamo rifarci alla cattedrale di San Sabino di Bari, però immaginando questa condizione ma con un'iconostasi e con un ciborio, con una luce che permea all'interno attraverso il clerestorio, quindi attraverso le finestrelle a livello superiore, ma la vera inondazione di luce la si ha nel transetto attraverso i due rosoni a nord e a sud. Buongiorno. Se questa dovesse essere più o meno la condizione luministica della cattedrale durante il periodo medievale, questa è, a partire dal 1721, la condizione durante l'epoca barocca. È una condizione molto diversa, quasi opposta in un certo senso, in quanto all'interno dell'aula centrale la luce permea dalla quota del tripore dei matronei, invece il transetto, che nella fase precedente era inondato di luce attraverso la luce che proveniva dai due rosoni, nella fase barocca diventa molto più in ombra, in quanto anche le necessità di culto sono decisamente modificate. Ma tutta la cattedrale nel 1721, con l'intervento di Giovan Battista Nauclerio, subisce delle trasformazioni radicali. Ad esempio, vengono costruite delle volte a copertura della navata centrale, una volta a botte, e nelle navate laterali vengono costruite delle volte a vela.
Per quanto riguarda il transetto invece, la parte centrale viene coperta da una cupola autoportante che modifica decisamente la percezione all'interno della cattedrale. Questo, il fatto che la luce permea dalle trifore della cotta dei matronei è dovuto al fatto che subisce una modifica esterna, in quanto la copertura dei matronei è totalmente assente in questo periodo, appunto per consentire alla navata centrale di essere il luogo centrale, appunto la navata centrale, e quindi rafforzare la serenità rispetto all'altare barocco. In particolare questa fotografia, che è stata scattata negli anni 30 del Novecento, ci è stata particolarmente utile per ricostruire le geometrie delle volte del transetto, in particolare per la sua grande qualità, proviene dal fondo dell'ICCD. È stata particolarmente utile anche per ricostruire gli stucchi e gli intonaci e le decorazioni della navata centrale. Buongiorno a tutti. Passiamo quindi ora alla fase dei ripristini e in particolar modo a questa fase appartengono i lavori di Ettore Bernic, dell'ingegnere Luigi Silos e dell'architetto Francesco Schettini, in ordine cronologico. Ad una prima fase dei ripristini quindi appartengono i lavori di Ettore Bernic, che nel 1893 si occupa del rifacimento del muro che andava a dividere Esaforato da Matroneo Sud, e si occupa anche del rifacimento della copertura di quest'ultimo, utilizzando le tracce, diciamo, delle coperture precedenti. Questo a livello esterno, mentre a livello interno egli si occupa dello smontaggio della volta a botte incannucciata e inizia la rimozione, diciamo, degli stucchi barocchi. Questo perché? Perché siamo in una fase post Unità d'Italia, dove si ricerca uno stile nazionale, e questo viene identificato spesso nel romanico, e quindi si tende ad eliminare qualsiasi traccia del barocco della fase barocca precedente. In analogia, diciamo, all'intervento di Ettore Bernic, si pone l'intervento di Luigi Silos successivo, il quale invece si occupa della zona del transetto, quindi attraverso la rimozione anche qui della cupola, per quanto riguarda quindi del rifacimento della copertura con capriate, e per quanto riguarda invece l'esterno si occupa dell'arretramento dei muri di tamponamento, e quindi diciamo vengono si riaprono gli arconi del fianco sud, come si presupponeva fossero originariamente. Anche nella zona del transetto si occupa del rifacimento delle bifore, nella zona del transetto sì, si occupa anche della rimozione, della totale rimozione degli stucchi barocchi all'interno. Sempre in prosecuzione, diciamo, di questo ripristino dello stile romanico, vi è l'intervento di Francesco Schettini della fine degli anni 50, il quale provvede all'isolamento della cattedrale, quindi dello smontaggio delle cappelle barocche sul lato nord, e quindi dell'isolamento anche della cattedrale con la rimozione delle fabbriche, del seminario, del palazzo vescovile, e anche con la demolizione del vecchio campanile, il quale aveva dei problemi anche statici, e con la ricostruzione, diciamo, di quest'ultimo e delle bifore adesso connesse. Uh,
Allora, fino a questo momento abbiamo mostrato in sequenza dei disegni tecnici, analitici realizzati da noi, cioè degli spaccati assonometrici fase per fase, quindi medioevo, barocco e epoca di ripristini. A conclusione di questa presentazione ci siamo cimentati in un esercizio di provare a entrare in continuità con grandi fotografi del passato che hanno voluto, tra cui soprattutto Woodyard, che hanno voluto immortalare diverse cattedrali di Puglia proprio da un punto di vista prospettico ben preciso. Per cui adesso abbiamo provato a scandire con quattro prospettive, dallo stesso punto di vista, diciamo un'immagine ipotizzata nel 1322, quindi con la ricostruzione dell'iconostasi con il velarium, l'ambone posto qui e le finestre del clerestorio molto ridotte, di dimensioni ridotte. Prospettiva nel 1722, quindi a opera dell'architetto napoletano Gian Battista Nauclerio. 1962, quindi post restauri di ripristini post unità d'Italia. E infine la prospettiva dello stato attuale 2022, quindi come se entrassimo adesso nella cattedrale di Bitonto. Noi abbiamo concluso, grazie mille per l'attenzione.